tutti. Sarò brevissimo perché il tempo corre e siamo in tanti. Volevo solamente innanzitutto salutare tutti gli artisti e tutti i personaggi e tutte le signore e i signori che sono qui presenti, che ancora una volta partecipano alle nostre iniziative, chiaramente nel campo artistico, però questa manifestazione secondo me raggiunge un apice culturale notevole a livello sociale, e mi spiego subito. Nel tempo che stiamo attraversando, con tutti i problemi sociali che ci ritroviamo dal punto di vista economico, ma soprattutto dal punto di vista geopolitico internazionale, abbiamo avuto e stiamo avendo e stiamo subendo diversi problemi. Non voglio arrivare ad elencare anche gli attentati e tante altre cose brutte che stanno succedendo. Però rileggendo, proprio per affrontare le iniziative di questa manifestazione, mi sono riletto un po' alcuni passi dell'Iliade e ho visto che Atena, l'ho scritto anche sul mio intervento nel catalogo, invocava per una precisa passione la dea Atena per vincere, ma non per vincere in battaglia, per avere la supremazia della ragione. Che cosa significa? Significa che Atena, e poi rappresentata anche dalla Minerva e successivamente da Iside fino ad arrivare alla nostra Madonna, ha un filo millenario che collega l'universo con la vita dell'uomo e che lo ispira a diventare Dio della ragione. Quindi anche l'uomo deve diventare un Dio, ma soprattutto per vincere la barbarie. Proprio in questi tempi, dicevo, con questo assetto geopolitico che sta attraversando il mondo intero, abbiamo bisogno di ragionare, di riuscire non solo a invocare la pace, che significa tutto e non significa nulla, ma invocando la dea Ulisse voleva la vittoria della ragione, cioè voleva vincere la barbarie. Quindi noi dobbiamo tendere a vincere sui mali del mondo, ma non semplicemente dicendo viva la pace di qua e viva la pace di là. Bisogna fare qualcosa, ognuno di noi, quindi cominciando dagli artisti, bisogna realizzare un qualcosa di fattivo, proprio realistico, per far vincere la ragione sul male. E io questo è il benvenuto che do a tutti, e soprattutto ringrazio gli artisti che ci danno la possibilità di arrivare a questa vittoria sul male. Grazie.